In Campania resta obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno in ogni luogo non isolato. È quanto previsto da un'ordinanza firmata dalla presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in corso di pubblicazione, con la quale si disciplina l'uso delle mascherine di protezione in relazione a quanto stabilito dall'ordinanza del governo. Sono esclusi dall'obbligo i bambini di età inferiori ai 6 anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Sono 7.948 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Campania dall'analisi di 66.116 test. Nel bollettino diffuso dall'unità di crisi della regione sono inseriti 41 nuovi decessi, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 19 in precedenza, ma registrati solo nell'ultima giornata. In calo i ricoveri di pazienti Covid in Campania, i posti letto di terapia intensiva occupati sono 79, mentre quelli di degenza sono 1.300. 112. Si registrano altre 3 vittime nei reparti Covid-19 dell'azienda ospedaliera San Pio. Si tratta di un 83enne di Benevento, di un 84enne di Afragola e di una 90enne di Buonalbergo. 407 decessi si contano dall'inizio della pandemia, 5 i nuovi accessi e 4 le dimissioni. Complessivamente sono 65 i positivi ricoverati, 43 sanniti e 22 di altre province, un sannita in terapia intensiva, 2 in terapia intensiva neonatale Covid dedicata, 12 in pneumologia subintensiva, 19 in malattie infettive, 29 in medicina interna, 2 in area isolamento Covid dedicata del pronto soccorso. Rosetta D'Estasio, consigliere comunale di Prima Benevento, in una nota ha comunicato che i consiglieri di opposizione hanno depositato la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per gli effetti dell'articolo 12 del regolamento per poter discutere sugli indirizzi per la programmazione degli interventi e dei progetti di investimento finanziabili a valere sulle diverse missioni del PNRR. Dopo aver preso atto che anche nella prossima seduta del Consiglio, convocata per il 14 febbraio, non risulta all'ordine del giorno la discussione sulle questioni relative al PNRR, abbiamo inteso esercitare il diritto consistente nel poter chiedere la convocazione del Consiglio con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Pertanto, rappresentando l'opposizione oltre un quinto del Consiglio, la richiesta deve essere necessariamente accolta. Si selezionano addetti banconisti per importante bar pasticceria, preferibilmente donne di bella presenza. Si assicura ottimo stipendio e contratto sindacale. Per informazioni, telefonare a TV7 o Radio International allo 0824 50558. Novità assoluta a Benevento. Cazzetteria Zizi in Vico Noce 12, traversa di Corso Garibaldi. Si tratta della prima iniziativa imprenditoriale a livello nazionale grazie ad una ricerca specifica del giovanissimo sannita Umberto Masone, che durante un viaggio in Francia insieme alla sua fidanzata Liz, parigina di nascita, ha scoperto il concetto di food porn waffle. Da Zizi, come ha dichiarato il titolare, ci si diverte, non importa l'età, la categoria sociale o il paese di origine. Qui mangiamo, ridiamo e prendiamo in giro il tabù del sesso. Da Zizi, fluffy pancake dalle forme più stravaganti, artigianali al 100%, dolci morbidi, golosi e fatti al momento. Con l'apertura di questa attività, concluso Umberto Masone, ho voluto dare uno slancio ad altri commercianti. Ora diversi locali come il mio sono in fase di apertura anche in grandi città come Milano. Nel mentre sono contento di aver lanciato questo concetto, aspetto fiducioso una clientela numerosa. Da Zizi Cazzetteria in Vico Noce 12 a Benevento. Beni per oltre 700.000 euro sono stati sequestrati per un'ipotesi di peculato nella gestione dei centri per migranti in provincia di Benevento. I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dalla GIP del Tribunale su richiesta della locale procura nei confronti di 3 persone. Nel mese di luglio del 2020 era stato emesso un primo decreto di sequestro per oltre 1.100.000 euro, ancora da erogare a saldo delle prestazioni fornite dal consorzio che gestisce
gestisce alcuni centri migranti nella provincia di Benevento e il cui amministratore è una delle tre persone indagate. L'ipotesi accusatoria si basa sul fatto che le somme siano passate sui conti personali e non su quelli del consorzio e quindi, secondo la procura guidata da Aldo Policastro, destinate ad un utilizzo diverso, quello consentito dal titolo di erogazione, ed impiegate ed in diverse occasioni per spese personali dell'amministrazione di fatto avente carattere voluttuario. La senatrice Sandra Lonardo, in una nota, ha annunciato di aver depositato in Senato una mozione sottoscritta dai colleghi senatori Quagliariello, Romani, Biasotti, Berutti, Causin, Fantetti, Pacifico e Abate per impegnare il governo a porre in essere ogni iniziativa utile volta a impedire che il giusto e doveroso contrasto alle illegalità nell'ambito dei cosiddetti bonus e superbonus edilizi non si traduca in una paralisi di un settore trainante per la ripresa produttiva e occupazionale ed in un ingiusto danno per i fruitori e per le aziende che hanno già compiuto programmazioni e investimenti ostacolati da un cambio delle regole in corsa. Presentata la stagione artistica 2022 dell'Accademia di Santa Sofia. Il ricco programma è realizzato in sinergia con l'Unisagno. 11 date da febbraio a giugno, 9 appuntamenti saranno ospitati presso l'auditorium di Sant'Agostino dell'Ateneo Sannita e altri 2 nella cornice della chiesa di Santa Sofia. L'Accademia, programmata per il 2022, avrà un prestigioso palinsesto impaziente di riconquistare il piacere di vivere l'arte insieme. Un rimedio, dice Salvatore Palladino, presidente dell'Accademia, straordinariamente efficace contro l'isolamento, la sfiducia e la paura. La direzione artistica è di Filippo Zigante e Marcella Parziale. La consulenza scientifica è di Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock. Primo appuntamento sabato 19 febbraio con l'Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia in una sera all'Opera. La nuova stagione concertistica dell'Accademia parte con la manifestazione, la conferenza stampa di oggi. È inutile dire che in questo periodo molto poco tranquillo della pandemia, più che altro si sono fatti degli investimenti di ordine etico, di ordine morale, nel senso che siamo andati alla ricerca di partner che potevano in un certo senso elevare il senso dell'Accademia. Siamo riusciti a collaborare con Uto Ughi e con Anna Tifu, quindi il nostro livello è sicuramente cresciuto. Poi da questo punto di vista ci sono state delle varie nuove collaborazioni che sono poi andate a confluire nel numero di dicembre di Amadeus, in cui l'Accademia di Santa Sofia è assurda agli oneri per l'opinione pubblica italiana, è diventata un ente a tutti gli effetti accreditato da un punto di vista musicale molto alto. Quali sono i meriti di questa situazione? E in tutto questo la cosa importante è che loro sono a servizio del territorio, nel senso che c'è una grande dimensione sannita dietro questa situazione, nel senso che noi siamo aperti a tutti i tipi di collaborazione, non solo di quelle degli enti pubblici o degli enti privati, ma anche delle persone che vogliono in un certo senso effettivamente collaborare con noi, perché pensiamo che di fronte a una situazione del genere noi possiamo sicuramente far crescere il Sannio e Benevento in tutta questa situazione. L'assemblea elettiva del Panathlon Club di Benevento ha rinnovato le cariche sociali. È stata rieletta presidente per il biennio 2022-2024 Danila Vitale, figlia di uno dei soci fondatori, nonché storico segretario del club, Romolo Vitale. L'assemblea è stata presieduta dall'avvocato Mario Collarile. Dopo la relazione morale della presidente uscente, si è passati alla votazione. Danila Vitale è stata rieletta all'unanimità. Il consiglio direttivo per il biennio 2022-2024 sarà formato da Ugo Politi, Gemma Splendiani, Giacomo Verdicchio, Gerardo Lombardi, Giovanni Vetrone e Loredana Denisco. Di diritto entrano a far parte i past president Michele Manzo e Stefano De Masi. Eletti nel consiglio di garanzia statutaria Massimo Raffio, Luciana Prozzo e Luigia Frattolillo. Eletti nel consiglio dei revisori dei conti Giuseppe Maio, Bettina Ascone e Antonio Gisi. All'assemblea le votazioni ha presenziato il governatore dell'area 11 Campania Francesco Schillirò e il segretario dell'area 11 Alfonso Pepe.
seduta mattutina sotto un sole primaverile all'antistadio Embriani per i giallorossi. Attivazione motoria, circuito di forza funzionale per reparti e partitella a tema per i calciatori della Benevento Calcio, in vista dei prossimi match del campionato di calcio di Serie B. Non conosce soste il tour di Sport 7 Live che approderà domenica sul set dello store Iperbimbo nel centro commerciale Sanniti in via dei Longobardi a Benevento. Il talk show giallorosso, condotto da Alfredo Salzano, in onda sui canali di TV7 94 e 288, in web streaming sulla pagina Facebook TV7 Benevento, a partire dalle 15 commenterà la gara Lecce-Benevento, valida per la 22esima giornata del campionato di calcio di Serie B. In studio opinionisti, giornalisti e appassionati di calcio per analizzare il big match d'alta quota del torneo cadetto. Sono previsti collegamenti in diretta con gli inviati di TV7 che ci faranno vivere le emozioni del match della squadra di mister Fabio Caserta, lanciata nelle zone di altissima classifica del torneo cadetto. Per la prima volta il seguitissimo format dedicato al calcio sarà ospite dello store Iperbimbo, da qualche mese attivo all'interno del centro commerciale Sanniti. Con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.